Se volete acquistare crediti o account con FIFA Points, gofifancoins.com, link in descrizione. Ciao ragazzi, io sono 035 dello staff di Nomalati di Foot e oggi vi porto alla recensione di Pierre-Emerick Aubameyang, l'attaccante del Borussia Dortmund. 86 di valutazione, partiamo dalla caratteristica per cui diciamo Aubameyang è famoso e forte, che è il 96 di velocità, con 95 di accelerazione e 96 di velocità scatto. Come avrete visto dal gol dell'introduzione, cioè questo qui è un giocatore che fa dei gol che secondo me può fare solo lui. Nessun altro in questo gioco è in grado di fare quel genere di gol, cioè di allungarsi così tanto la palla, di riuscire a mantenere il controllo e di riuscire, diciamo, a riempire, seguite il mio ragionamento, lo spazio che c'è fra il giocatore stesso e il pallone in così breve tempo. Questo solo grazie al suo allungo e alla sua velocità. Poi abbiamo 80 di dribbling con 81 di controllo palla e 80 di agilità, che questo, se proprio vogliamo essere pignoli, può essere considerato un dribbling, io magari un contro, scusate, io l'ho messo con un punto di domanda perché comunque, cioè, visti gli altri valori, sì, il dribbling è il valore più basso, un po' più scarso, però comunque capite che un giocatore così, secondo me, non ha bisogno di essere anche un dribblatore, cioè lui è un velocista, sì, cioè la velocità accoppiata al dribbling è secondo me una delle cose più belle che ci sia, però capite anche che 96 di velocità, cioè cosa vi aspettavate? Un 90 di dribbling? No, va bene così, un 80. Tiro 84 con 88 di finalizzazione, che questa qui, ragazzi, cioè è il grande salto di qualità che ha fatto Aubameyang quest'anno su FIFA 17. Non so chi l'ha usato gli anni scorsi, ma Aubameyang era un semplice, tra virgolette, velocista, non aveva grandi doti tecniche di tiro, cioè stava al giocatore a tirare. Quest'anno invece ha 86 sulla carta, 88 di finalizzazione, cioè è anche un grande attaccante, uno dei migliori attaccanti di tutto il gioco. Io secondo me lo metto fra i 5 giocatori più forti di tutto FUT. Infatti anche magari in stagioni o amichevoli in carriera non è così determinante, così decisivo. Invece in FUT, dove abbiamo un gameplay più frenetico, a ritmo molto più alto, dove contano di più i passaggi veloci, gli scatti, secondo me Aubameyang davvero è un grandissimo giocatore. Poi vediamo il 75 di passaggio, comunque un valore equilibrato, 71 di fisico con 79 di stamina. Ecco, magari fine partita arrivo un po' stanchino, però comunque c'è, quando finiamo la partita, magari la velocità invece di 95 ce l'ha comunque 85, i difensori sono stanchi, li brucia lo stesso. E 77 di forza. Poi è anche forte fisicamente perché è alto comunque 1,87, cioè non è uno di quei giocatori piccoli tipo Muriel, Giovinco, cioè questo qui è uno che allunga la palla ma la sa anche proteggere. 1,87 e 77 di 79 di stamina e 77 di forza fisica. Per concludere anche 4 stelle piede debole e 3 stelle di skill. Allora, come vi dicevo, il dribbling può essere un contro. Invece i due pro che ho messo, vabbè, non c'è neanche bisogno di dirveli, se avete aperto questa review le sapete già. Infatti abbiamo la velocità e poi ho messo, appunto, per questo grande salto di qualità che ha fatto dagli anni scorsi, il 88 di finalizzazione. Non ho messo come contro il prezzo, che è di 300, circa 300.000 su Play, qualcosa di meno su Xbox. Non è un co Io di solito tendo sempre a mettere come contro il prezzo dei giocatori un po' troppo costosi, ma davvero, ragazzi, questa volta, cioè, sono ben spesi i crediti per Aubameyang. Cioè, davvero, se il vostro modo di giocare è simile al mio, cioè non palla lunga e pedalare, ma comunque a me piacciono giocatori agili, cioè io non sono uno che difende troppo il pallone, preferisco prendere palla con l'attaccante, fare un passaggino al centrocampista e cercare l'1-2. Se questo è il vostro modo di giocare, vendetevi tutta la squadra e compratevi Aubameyang, gli fate una bella squadra intorno e lì davvero sarete e sarà lui inarrestabile. L'unico contro che mi sono sentito di dirgli, oltre al dribbling che troviamo con un punto di domanda, è l'atteggiamento dell'avversario che troppe volte, visto appena vedono Aubameyang e gli bruciate il primo giocatore, si mettono in ultra difensiva. Mettono tutti i giocatori dietro alla linea del pallone e lì sì davvero che si fa un po' fatica con Aubameyang. Cioè, mi è capitato troppe volte
di prendere palla con Aubameyang e non sapere cosa fare, cioè tirare da fuori no, perché comunque non è un tiratore da lontano, fare qualche passaggio sì, si poteva provare ad allargare gli spazi, però prendere palla e puntare alla porta non si riesce. Il voto finale che io ho messo è 9, perché ragazzi, chi l'ha provato, ha avuto la fortuna di provarlo, può supportare la mia tesi, è davvero un giocatore incredibile. Fatemi sapere se vorreste provarlo, chi ha la fortuna di provarlo, la fortuna e i crediti, e soprattutto cosa ne pensate voi di questo modo di giocare, diciamo, più puntato sulla velocità, se siete più, quindi giocatori come me, più veloci, oppure un po' più possessivi, protezione palla. Ciao, alla prossima!